Ciao, vediamo insieme come creare una griglia in Illustrator in due modi. Prima tecnica, la più intuitiva, quella che è già sostanzialmente definita da uno strumento apposito che troveremo nella palette strumenti. Lo strumento si chiama strumento griglia rettangolare e solitamente si trova nella sezione dedicata agli strumenti definiti dalle linee e dai segmenti come strumento arco, spirale, griglia polare, strumento linea. Andiamo quindi a selezionare lo strumento griglia rettangolare. Facciamo un clic all'interno dell'area di lavoro e si aprirà il relativo pannello. Qui possiamo decidere chiaramente qual è la larghezza e l'altezza in pixel della griglia nel suo complesso e, cosa molto più importante, il numero di divisori orizzontali e il numero di divisori verticali e la loro simmetria, cioè se devono essere più simmetrici verso il basso o verso l'alto per i divisori orizzontali o verso sinistra a destra. Per i divisori verticali, chiaramente la simmetria viene decisa in percentuale, ma andiamo a vedere dal vivo cosa significa definire questi parametri. Infine, assicuriamoci che gli ultimi due parametri siano attivi se ci interessa riempire la griglia, oppure se usare il perimetro esterno come cornice della griglia, quindi avere sostanzialmente una doppia cornice. Al momento possiamo disattivare entrambi, diciamo così, i parametri. Naturalmente io ho fissato all'inizio del mio lavoro un colore di traccia nero e un colore di riempimento nullo, come possiamo vedere qui nella parte finale della palette strumenti. Andiamo a dare l'ok. Ed ecco qua, abbiamo una griglia con 9 colonne e con 9 righe. Come mai abbiamo 9 colonne e 9 righe se abbiamo appunto stabilito che i divisori devono essere 8 e 8? Molto semplice, i divisori orizzontali non sono le righe, i divisori verticali non sono le colonne, sono appunto le linee di separazione in orizzontale e in verticale. Per avere 9 colonne io dovrò inserire un numero di 8 divisori, quindi i divisori sono queste linee che troveremo tra una colonna e l'altra, tra una riga e l'altra. 8 divisori orizzontali genereranno 9 righe, 8 divisori verticali genereranno 9 colonne. Così discorrendo. Chiaramente io posso aumentare o diminuire la dimensione in modo proporzionale di questa griglia semplicemente portando il mouse su uno dei punti di ancoraggio degli angoli e con il tasto maiuscolo da tastiera premuto e il clic sinistro del mouse lo vado a ridimensionare aumentandone la dimensione in modo proporzionale. Posso anche utilizzare lo strumento di ridimensionamento che si trova qui nella palette strumenti. Mantenendo selezionata la griglia, faccio un doppio clic sullo strumento ridimensiona. Chiaramente io avrò un ridimensionamento proporzionale in base al valore in percentuale che andrò a immettere qui nel campo. Per esempio, 150%, mantengo chiaramente attivo la modalità anteprima ed ecco un ridimensionamento proporzionale della mia griglia. Ora vado a selezionare lo strumento tavola e poi clicco su nuova tavola da disegno. Il sistema creerà una seconda tavola che mantiene le stesse caratteristiche di dimensione, quindi di grandezza, della prima tavola. Andiamo adesso a creare una griglia secondo la tecnica numero 2, vale a dire quella un po' più manuale, ma comunque altrettanto comoda. Vado a selezionare lo strumento rettangolo, con il tasto maiuscolo da tastiera e clic sinistro del mouse andrò a disegnare un rettangolo proporzionale che più o meno attraverserà la tavola, quindi in questo modo. Ora, una volta disegnato questo quadrato, lo seleziono con lo strumento selezione, poi vado dal menu oggetto, tracciato e poi mi sposto qui in basso, righe e colonne. Qui io potrò decidere, chiaramente consiglio sempre di aggiungere la modalità anteprima, il numero di righe e il numero di colonne che vanno a comporre questa griglia, in questo caso quadrata. Qual è la particolarità di questa tecnica? È che io posso anche distanziare le righe e le colonne creando degli spazi vuoti nell'intermezzo. Ad esempio, diminuendo il valore dell'altezza, diminuirò il valore della distanza tra le righe. La stessa cosa, andando a diminuire il valore della larghezza, io diminuirò la distanza tra le colonne. Facciamo un passo indietro, creiamo invece un rettangolo che attraversa grosso modo l'intera area di lavoro della seconda tavola da disegno. La seleziono, vado su oggetto, tracciato, righe e colonne, attivo la modalità anteprima, dopodiché attivo anche le guide che attraverseranno sostanzialmente tutte le colonne e tutte le righe e seguiranno il corso e la direzione delle righe e delle colonne che andrò ad aggiungere in questa griglia. E così vado ad aggiungere il numero di righe e il numero di colonne. Come vedete, qui accanto ci sono le guide che mi aiutano se voglio allineare o avvicinare in modo centrato e incolonnato degli elementi attorno o nella griglia. Diamolo ok ed ecco qui. Le vado a selezionare e separare da quelle orizzontali in modo da poterle trascinare e non avere un impatto sulle
guide orizzontali. Con lo strumento tavola del segno vado ad allargare con il crocino la tavola in modo da vedere molto più evidenti sia le guide verticali che le guide orizzontali. Cosa possiamo fare con la griglia? Tantissime cose. Una funzione più utilizzata quando lavoriamo con una griglia è sicuramente quella del creaforme, cioè questo strumento assolutamente fondamentale in Illustrator, nella rosa degli strumenti di Illustrator, che mi permette appunto di creare delle forme unendo o dividendo o eliminando delle celle, chiamiamole così, quindi dei riquadri, partendo da una griglia. Come vedete, una volta attivato lo strumento creaforme si attiva il crocino più sul cursore. Io non devo fare altro che andare ad aggiungere quelle che sono le celle che andranno a formare la mia appunto forma. Idem posso andare a eliminare quelle che sono i riquadri che non mi servono, creando così appunto dei veri e propri spazi vuoti. Se ti è piaciuto questo video, ti chiedo di iscriverti al canale in modo da non perderti nessun altro video che verrà. Se hai dubbi o hai bisogno di chiarimenti, scrivilo nei commenti e sarò felice di risponderti. Ti ringrazio, al prossimo video!